perché ho due telecamere, ho una col cellulare, che questo filmato andrà anche su Facebook, quindi farò due video. Purtroppo ho due telecamere che purtroppo non mi consentono di guardare con lo sguardo da un lato e dall'altro sguardo dall'altro lato, quindi purtroppo dovrò dare più importanza ai filmati di Facebook, che ovviamente saranno quelli che avranno più visualizzazione rispetto ai filmati di YouTube. Allora, l'argomento di oggi che vorrei parlarvi è le opere di Dante Alighieri. È un argomento che mi è venuto in mente di parlarne fino a poco tempo fa, perché anche tipo per esempio 15 giorni fa c'è stato anche qui a Ravenna, perché io trasmetto da Ravenna, faccio video da Ravenna, io sono romagnolo, vabbè. Allora, qui è venuto Mattarella, lì in piazza San Francesco, 15 giorni fa, hanno fatto i saluti e le cerimonie di Dante Alighieri, che c'è stato tutto questo trambusto di eventi. Allora, il problema qual è? Non è il tanto che è venuto Mattarella, hanno fatto queste celebrazioni, che va bene, è stato un evento eccezionale. Qui a Ravenna, in Romagna, va bene. Allora, io però, tendenzialmente, l'argomento di oggi è appunto la Divina Commedia di Dante. Allora, cosa che non va questa Divina Commedia? Ovviamente questa Divina Commedia non ha niente che non va. Anzi, va fin troppo bene. Ma la cosa che fa pensare è che questa Divina Commedia è troppo perfetta. Cioè, per esempio, Dante Alighieri, questa Divina Commedia, si basa sui Promessi Sposi, che adesso ovviamente non conosco bene, perché io la Divina Commedia non l'ho letta tanto, perché ovviamente non ce l'ho, però ho visto dei filmati, delle celebrazioni e degli studi, che questa Divina Commedia. Allora, tanto per cominciare, Divina Commedia, cosa fa venire in mente? Fa venire in mente Divina, è una cosa che ha a che fare con Dio, con di Divina, perché Dante tendenzialmente la sua commedia si chiamava appunto Commedia, è una commedia. Poi un altro, che adesso ovviamente non vi so dire il nome preciso, gli ha dato anche il nome Divina e quindi diventò Divina Commedia, il titolo quello, ma Dante la chiamò semplicemente Commedia. Allora, il problema qual è? Il problema è che questa Divina Commedia si basa su tre specifici argomenti: il paradiso, il purgatorio e l'inferno. Allora, qual è la cosa che fa pensare? Queste scritture, questi paesaggi che scrive Dante, sono troppo realistici. Cioè, una persona, lui descrive il paradiso e l'inferno come se lui stesso fosse stato lì. Dante Alighieri non è mai stato in paradiso, non è neanche mai stato l'inferno, ma neanche il purgatorio. Il purgatorio, per esempio, è un titolo che non esisteva, l'ha inventato Dante. Dante ha creato anche il purgatorio. Il purgatorio sarebbe, non so, un po' come un riformatorio delle anime, no? Per far capire che praticamente la persona, se si comporta male, va in questo purgatorio. Se tutto va bene, va in paradiso o può andare all'inferno. Ma il purgatorio non esiste. Cioè, è una cosa che non ha a che fare con nessun credo religioso. Alcune re religioni non dicono il purgatorio. Il purgatorio è un'invenzione di Dante. È un'invenzione di Dante che ha descritto anche quello. E ha descritto anche quando lui era all'inferno. Ma vedete, da come descrive queste cose? Tutte queste storie, queste opere dell'inferno, è come se lui stesso ci fosse stato. Cioè, è una cosa troppo realistica, troppo dettagliata, che una persona normale non può scrivere delle cose così. È troppo pura, talmente bella, che
che sembra vera, cioè sembrano delle poesie vere, delle storie realmente esistite, ma non è così, non sono mai esistite queste storie, l'inferno non potrà mai essere così. Quindi se lui dice che questo inferno è così, non è vero. Però la gente quando legge questo tetagramma, questa commedia, diventa una specie, si illumina. Alcuni, ho visto alcuni video di alcune persone che quando leggono di una commedia si illuminano, cioè adesso diventa un testo sacro. Cioè, adesso questa Divina Commedia diventa paragonabile a una scrittura religiosa, tipo la Bibbia, il Corano, il Libro di Mormon, e altre confessioni religiose. E quindi quando uno legge questa Divina Commedia, si illumina talmente tanto che Dante, cioè adesso va anche porato, no? Cioè Dante per molte persone è considerato una divinità, è un dio, talmente bravo che la gente va lì, lo va a onorare, si inchinano, fanno dei cantici di ricordo. È la persona, è il poeta che è più adorato, il più adorato di tutti. E cosa fa pensare? Fa pensare che questa Divina Commedia, da come l'ha scritta lui, non può essere una scrittura umana, di origini umane, perché una persona normale non può scrivere delle cose così dettagliate, perfette. Quindi quando lui ha scritto, per esempio, il paradiso l'ha scritto quando lui passeggiava, che lui è stato, non so se conoscete la storia di Dante, dopo si è esiliato qui a Ravenna, e ha camminato nelle pinete di classe, per, diciamo, una passeggiata, penso domenicale. Poi è chiaro che a quei tempi le pinete non so come potessero essere, sicuramente non saranno al degrado, non saranno pulite e ordinate come sono oggi, erano diverse. E lui è andato in pineta e poi ha scritto che lui era in paradiso, perché la pineta era per lui un paradiso, ma la pineta non è un paradiso. Quando tu vai in pineta non potrai mai illuminarti e descrivere il paradiso. Adesso sono in un paradiso e descrivo il paradiso. È impossibile. Io quando vado a fare una passeggiata al mare, per esempio, non sono in un paradiso. Il mare è bello, ma non è un paradiso. Andare a fare una vacanza in Costa Azzurra, in Costa Smeralda, come dovrei descrivere questa cosa? In un paradiso? Sì, potrebbe esserlo. Ma è un modo di dire, però un conto è: mi sono trovato in un paradiso e scrivo che sono in un paradiso, ma tu non puoi scrivere una storia così perfetta. Cioè, una mente umana, per quanto sia creativo, per quanto una persona possa essere fantasiosa. Adesso io vorrei precisare che non conosco la Divina Commedia tanto bene, però ovviamente conosco, cioè, argomenti di cui tratta. Sono argomenti talmente perfetti e talmente dettagliati nei minimi particolari che una persona talmente creativa, talmente fantasiosa, talmente un poeta può essere fantasioso, no? Tanti altri poeti sono stati bravi, ma sono stati bravi. Tipo Leonardo da Vinci ha fatto opere meravigliose. È stato ricordato, viene ricordato, ma finisce lì. Alcuni l'hanno definito che era anche lui era di origine divine, ma in realtà quando una persona è brava nella sua arte, no? A fare le sue cose che vuole fare, va bene. Ma Leonardo da Vinci ha fatto delle cose bellissime, gli altri erano tutti dei cosi, ma lui ha fatto delle cose belle, ma non c'entra niente Dio. Era bravo lui, aveva delle opere, dei doni particolari, che tutte le persone hanno dei doni a fare tante cose che una persona può fare e l'altra non può fare. Leonardo da Vinci ha fatto tante cose, ha fatto dei quadri, ha fatto altro che adesso ovviamente non conosco, quindi non parlo di cose che non conosco. Però è finita lì. È bravo, bene, meglio per lui, no? Ha fatto delle cose bellissime. Ma tornando a Dante, questo paradiso che descrive, come se lui ci fosse stato. Quindi Dante ha scritto delle cose che praticamente già esistevano, ma gli ha dato
come dire, un'enfasi. Dante Alighieri sicuramente era un religioso, era cattolico, non so, non si sa di che religione, poteva essere un cattolico, infatti la Chiesa cattolica ha preso anche, per esempio, quando ho fatto il catechismo qui a Chiaravenna, tanti anni fa, la Chiesa cattolica ha accettato il purgatorio come credo, che se le anime, quando tu muori, vai in questo purgatorio. Quindi anche descrivere tutte queste cose così dettagliate non potrà mai essere di origine umana la Divina Commedia. La Divina Commedia si è ispirata da Dio. Dante Alighieri, quando ha scritto queste cose, tutti questi pensieri, queste storie con questa cosa che ha fatto, non può essere di origine umana, perché una persona normale non può fare queste cose, per quanto bravo e creativo possa essere. Quindi io penso, sono convinto, che la Divina Commedia di Dante Alighieri non siano delle scritture umane, cioè l'ha scritta un uomo, però ispirata da qualcun altro. E quei pensieri, quelle storie non sono umane. La Bibbia, per esempio, la Bibbia è tutta la Bibbia dice, cioè, sono delle scritture bibliche che dicono che tutta la scrittura è ispirata da Dio. No? Quando tu vai a leggere la Bibbia, quelle scritture che leggete, quei testi, tipo la Genesi, il Nuovo Testamento, le storie di Gesù, sono tutte scritture ispirate da Dio, però scritte da uomini, tutti quei profeti di Dio, erano scritture ispirate a Dio, no? Infatti la Divina Commedia è una cosa simile a quella, che appunto, secondo me, è tipo di origine, non è di origine umana, perché Dante adesso è diventato un Dio. Cioè, a Ravenna molte persone vengono a vedere la tomba di Dante, e Dante viene dipinto come un dio, ma Dante non è un dio. Dante è un poeta che ha scritto la commedia. Va bene? Ma basta. Perché allora tutto questo clamore, il mattarello è venuto e la gente quando legge delle scritture della commedia è come se leggesse la Bibbia, come se fosse un testo sacro. Ma cosa c'è di testo di sacro nella Divina Commedia? Cos'è la Divina Commedia? Non è niente. È solo una commedia, il paradiso. Dante ti ha descritto cioè le cose che le religioni in cui credono, l'inferno e il paradiso. Allora cosa facciamo? Diamo un'enfasi, diamo una storia, no? Di come potesse essere. E Dante le ha descritte. E poi ha creato anche il Purgatorio, che ha descritto anche un po' il Purgatorio. Poi ci sono dei cantici che adesso non conosco. Adesso vorrei provare un po' a studiarla e capirla anche la Divina Commedia, però ovviamente parlo di tre argomenti che sono molto semplici. E allora, c'è la cosa che non torno, perché cioè Dante è così adorato. Cioè, Dante Alighieri è adorato. Ci manca solo che facciamo una statua di Dante, la mettiamo in Piazza del Popolo a Ravenna e la gente ci va a inchinare lì. Ci manca solo questo, un po' come anche la Madonna, no? La Madonna è la madre di Gesù e la Chiesa Cattolica adora la Madonna, la considera come una divinità. Però questa è un'altra storia, cioè, la Madonna non è una divinità, ha avuto un ruolo nella storia biblica, no? Era una persona, cioè una persona, appunto, una donna che ha partorito un figlio e lo chiamò Gesù. Però questa è un'altra storia che adesso non stiamo a dire, se no facciamo confusione con Dante, la Madonna e tutti i santi. Non è questo quello di cui vorrei parlarvi, vorrei farvi capire. L'argomento semplice, che vorrei che la gente quando guarderà questo video su Facebook o su YouTube, adesso io per carità, io non voglio parlare male della Divina Commedia. Non dico che è una cosa che non va letta, è una cosa che non va guardata, è una cosa del diavolo, del demonio, che Dante è ispirato demonico. Non voglio dire assolutamente questo. Io non voglio parlare male della Divina Commedia. Questo video non è contro Dante o contro la Divina Commedia, ma come dire, è una riflessione. Vorrei che la gente riflettesse quando legge la Divina Commedia, che non può essere
di origini umane, secondo me, perché come la descrive è una cosa troppo, come ho detto, non può essere così. È una cosa assolutamente esclusa che una persona normale possa scrivere quelle cose che ha scritto lui. Adesso io sono qua, ovviamente, col computer e in internet, perché ovviamente io ho due telecamere, una col cellulare, che ovviamente è più tecnologica, e un'altra telecamera, che adesso ne comprerò una nuova, per fare i video su YouTube, andranno in modo diverso, perché purtroppo col cellulare non posso fare due video contemporaneamente, così andava uno su YouTube e l'altro andava su Facebook. Così usavo una telecamera per fare due video in due canali diversi contemporaneamente, ma purtroppo questa cosa non è fattibile. Allora, adesso tornando a Dante, vorrei farvi sentire. Ovviamente ho una telecamera che non mi consente di farvi vedere quello che sto guardando io sul computer, perché alcune persone hanno delle telecamere che puoi vedere di direttamente quello che tu fai col computer. Tipo i gamer che giocano al computer ti fanno vedere quello che tu giochi. E io vorrei fare una cosa simile, ovviamente non gioco, ma faccio vedere quello che sto guardando io. Ma purtroppo ho una telecamera che non mi consente di fare questo. Queste telecamere sono abbastanza costose, costano su 200 euro, mi sembra, non so, non è che va tanto di spendere soldi per queste cose. Quindi dovrete accontentarvi di un semplice suono, testo, di quello che sto guardando, ma ci dovrebbe capire. Allora, allora, qua c'è un filmato che si intitola Inferno di Dante. è un luogo di eterno tormento, un pozzo tenebroso di peccato e sofferenza, un mondo di disperazione senza fine, l'inferno. Andare all'inferno è una scelta. Per comprendere questa affermazione, viaggiamo insieme nell'inferno di Dante. Vedere con gli eroi dei poemi epici. La sua unica arma è la poesia. È un uomo che affronta un itinerario spirituale. Insieme, Dante e Virgilio scenderanno agli inferi attraverso 9 diversi cerchi. I cerchi danteschi conferiscono all'inferno una struttura ben definita. Ogni cerchio ospita una precisa categoria di peccatori. E più in basso scenderà Dante, più gravi saranno i peccati e le pene che incontrerà. Dante ideò non soltanto una geografia fisica che gli permise di punire adeguatamente i peccatori, ma anche una geografia morale. L'inferno è la rappresentazione delle difficoltà della vita umana. Per i più fortunati, la vita può essere paragonata a una ricerca. E l'inferno narra di questa ricerca lunga una vita. Si sa poco della vita di Dante. Sua madre morì quando egli era ancora molto giovane e Dante, adolescente, rimase orfano. Egli non fu soltanto un poeta celebre, ma anche un politico di successo. Nel 1300 venne eletto priore, una delle magistrature più importanti di Firenze. Ma nel 1302 la sua carriera politica ebbe improvvisamente fine. Fu accusato in contumacia di corruzione e condannato al rogo. Adesso qua parla della corruzione, non parla dell'inferno, sono un po' avanti. La Divina Commedia è un'opera sul libero arbitrio che induce alla riflessione, che suggerisce di fermarsi a pensare non solo a quello che stiamo facendo, ma anche alla strada intrapresa.
Quando i dannati arrivano all'inferno, devono presentarsi al cospetto di Minosse, il giudice che assegna a ciascun peccatore la sua punizione. Ecco, vedete, allora, siamo all'inizio dell'inferno di Dante, no? Allora, vedete, se voi avete sentito, cioè Dante, vedete, ha creato questi, possiamo definirli, i livelli, no? Cioè dei livelli in cui i peccatori, in base a come peccano, hanno, possono subire delle pene dell'inferno, no? Più sei in basso, più le pene saranno forti. Allora, la cosa che fa pensare, vedi, anche il fatto di creare tutte le cose, no? Vedete come sono dettagliate? All'inferno ogni personaggio viene descritto così com'è nella vita terrena e poi rimane tale per l'eternità. Dante ha rappresentato in modo geniale una sorta di geografia della scelta. Il viaggio di Dante e Virgilio parte dal primo cerchio, il limbo. Qui si trovano tutte le anime non battezzate, compreso Virgilio. La loro unica pena consiste nel vivere in eterno, senza vedere Dio. Il vero e proprio inferno ha inizio con il secondo cerchio, quello dei lussuriosi. I peccatori descritti da Dante nel quinto canto sono entrati nell'immaginario popolare, come in questo film del primo Novecento. Paolo e Francesca vissero ai tempi di Dante e scelsero consapevolmente l'adulterio. Sono i primi a pregarlo di ascoltare la loro storia infelice. Come molti altri peccatori, Francesca non ritiene di essere colpevole. Sostiene, infatti, di essere stata indotta al peccato dalla lettura di un romanzo francese del XII secolo. Il libro descriveva le vicende amorose di Lancillotto e Ginevra. Una volta scoperti, vengono uccisi dal marito di Francesca. L'incontro con Paolo e Francesca è il primo dialogo dell'opera. La loro pena stabilisce la logica dell'intero poema. Pensiamo alla definizione che Dante dà del peccato di lussuria e proviamo a immaginare una vita guidata solo dai nostri impulsi. Ecco, allora, fermiamoci un attimo. Vedete, Dante doveva dare una definizione per il peccato che ha commesso questa signora. No, doveva dare. Perché doveva dare? Cioè, lui stava scrivendo una cosa, sta scrivendo là l'inferno, perché deve dare un giudizio? Cioè, se l'inferno lo stava scrivendo lui. È una cosa assolutamente strana. Cioè, avete tutte queste cose, come ho detto, che sono molto precise e dettagliate. Anche, per esempio, anch'io, vedete, la prima volta, cioè, la prima volta, una mezza volta in che sto guardando l'inferno di Dante, che c'è un filmato che spiega, che dà un riassunto della Divina Commedia dell'inferno di Dante. Anche io lo sto guardando e mi sto illuminando, è come se mettesse un potere. Forse non sarebbe piacevole. Dante ebbe molta fantasia nell'immaginare la legge del contrappasso. Secondo questa legge, chi ha peccato attraverso degli eccessi o degli impulsi erotici è rapito in un vortice paragonabile a una bufera. Dante è talmente sopraffatto da un sentimento di pietà nei confronti di Paolo e Francesca che sviene. Accecato dall'emozione, non riconosce il loro peccato. Quando Francesca racconta la sua vicenda, omette alcuni dettagli. Francesca innanzitutto era una donna sposata e aveva tradito il legittimo consorte con suo cognato. Questi dettagli si riveleranno molto importanti. Dante ha intrapreso un percorso attraverso l'inferno e ora prova pietà per Francesca.
Ricordiamo che ha appena lasciato la Selva Oscura. È sconvolto e lo sarà ancora a lungo dopo il suo incontro con Francesca. Il suo viaggio ha lo scopo di condurlo fuori dalla selva, dalla quale non è ancora uscito completamente. Dante descrisse l'inferno come nessun altro aveva fatto prima, popolandolo di personaggi, torture e sofferenze reali. Credo che nessuno possa pensare di descrivere l'inferno se non nei termini danteschi. La sua fantasia ha impresso nella cultura occidentale immagini indelebili. E in questo senso, tutti i peccati sono uguali, anche se i loro effetti possono essere molto diversi. Così, Dante diede libero sfogo alla sua immaginazione e concepì l'architettura dell'inferno in modo perfettamente coerente. Non c'è dubbio che sia stata la Bibbia l'unica fonte di ispirazione per Dante. La storia dell'Esodo, nelle Sacre Scritture, è un paradigma di liberazione. Una storia che parla dell'uscita dalla schiavitù e che Dante paragona al suo viaggio personale, il viaggio di un pellegrino che abbandona il peccato per la redenzione. Penso non esista una descrizione dell'inferno più chiara di quella dantesca. Le immagini si sono impresse nella nostra mente esattamente come la Geenna riusciva a catturare l'immaginazione degli ebrei. Allora, torniamoci un attimo. Allora, non so se voi avete capito questo. Ecco, vedete, come ho detto io, ha detto anche questo signore qua. Non so se voi avete modo di sentire, ma penso di sì, perché ho alzato il volume delle casse. Ha descritto l'inferno come nessun altro, come se lui stesso ci fosse stato, come ho appena detto. Vedete? Cioè, Dante ha preso degli spunti della Bibbia, come avevo detto, quindi adesso la Divina Commedia si sta trasformando e sta cambiando in un testo religioso, un po' modificato. Ha preso delle scritture di Esodo, che c'erano questi schiavi che penso che andavano via, e li ha paranogati a lui che doveva uscire nella sua selva. No, vedete come è tutto molto preciso e dettagliato, descritto l'inferno appunto come nessun altro. E fa un po' pensare, perché Dante nessuno può descrivere l'inferno. Per esempio, io se dovessi scrivere, per esempio, se voi guardate dei film di fantascienza, no? Non potranno mai essere talmente, sono dei film fantasy, tipo Il Signore degli Anelli, Le Cronache di Narnia, no? Sono molto spettacolari, no? Ma si vede che è un'invenzione, è una fantasia. Da Dante queste cose sembrano vere, invece sembrano come se fossero tutto vero, ma in realtà non è vero niente. E quindi la gente praticamente descrive il paradiso di come potesse essere, no? In una forma talmente perfetta e talmente pura che sembra vera, ma non è così, non è vero. Inferno è una cosa che è un luogo di tormento, che poi alcune religioni, che adesso non sto a dire, smentiscono. L'inferno semplicemente non esiste. Il paradiso è paragonabile a un parco giardino. Paradiso vuol dire parco già giardino. E il purgatorio è praticamente una cosa che non esiste proprio, è tutta un'invenzione. Quindi siamo sempre lì, si fa sempre più pensare alle cose che ho appena detto. Vogliamo andare un po' avanti. Nella Bibbia, Gesù metteva in guardia i discepoli contro la Geenna, una discarica di rifiuti che bruciavano fuori dalla città di Gerusalemme.
Non si trattava soltanto di un cumulo di rifiuti. Qui confluivano tutte le fogne della città e l'immondizia abbandonata in quel luogo era coperta di muffa e di vermi. La Bibbia si riferisce alla Geenna come al luogo dove i vermi non muoiono mai. Era il luogo evocato dai profeti quando volevano descrivere come sarebbe stata la vita dei peccatori dopo la morte. Era un'immagine che tutti potevano vedere coi propri sensi. I profeti dicevano: sarete condannati a vivere in eterno. Viaggio attraverso la conoscenza di se stessi. Si parte da una selva oscura e si arriva a conoscere la natura del male. Il viaggio continua. Dante e Virgilio arrivano nel quinto cerchio, dove il poeta abbandona il ruolo di spettatore spaventato. È il cerchio degli iracondi e degli accidiosi, condannati a vendicarsi e a litigare tra loro sulle rive della palude dello Stige. Gli accidiosi sono nascosti, intrappolati nel fango di quelle torbide acque. Quando Dante e Virgilio attraversano la palude, vengono riconosciuti da un nemico politico di Dante, Filippo Argenti, in collera per aver trovato Dante all'inferno ancora vivo. Anche Dante si arrabbia. A reputare cose che reputavo false. Regna la giustizia. La concezione biblica dell'inferno è molto precisa. Tutti noi siamo consapevoli che un giorno verremo giudicati. O forse addirittura lo desideriamo. La giustizia prevarrà. I giusti verranno premiati, gli altri puniti. Per tutte le culture del mondo, l'inferno ha sempre rappresentato l'ultima speranza di giustizia. L'idea è che non importa ciò che si è fatto durante la vita o quanto si è ricchi o potenti, il male verrà punito all'inferno. Nell'ottavo cerchio, i ladri, morsi da serpenti, si derubano l'un l'altro il corpo. Tra questa cruda e tristissima copia correvano genti nude e spaventate, senza sperar pertugio o eliotropia. Ok, io direi che possiamo fermarci qua, adesso non dobbiamo vederlo tutto. Comunque è molto più chiaro il filmato che abbia fatto vedere dall'inizio, nel senso che Dante ha descritto dei cerchi e poi tutta la storia che c'è qui, le anime che vanno all'inferno, c'è lui che esce e si è ritrovato a giudicare, insomma è un luogo di puro tormento e lui l'ha descritto appunto su come poteva essere. Allora, la Divina Commedia, per quanto mi riguarda, è una cosa che è tutto qui. E quindi io ovviamente vi lascio a voi decidere con la vostra testa su cosa potesse essere, se poi quello che dice è vero, quello che dice non è vero, però c'è la cosa che fa pensare che molta gente, molti studiosi, per esempio anche i cattolici, persino il Papa Ratzinger, ha studiato la Divina i Promessi Sposi. Quindi è un vero e proprio testo religioso, un testo religioso che descrive questi tre luoghi qua, che Dante ha descritto bene e basta. E quindi fa pensare che la Divina Commedia praticamente non è altro che un testo religioso descritto da Dante. Punto. Allora, qui dice che Dante non si sa bene la sua vita privata come potesse essere, però è chiaro che se una persona scrive queste cose qua non, come socialità, una vita sociale, sicuramente non avrà avuto una vita sociale, no? Socializzavano, perché altrimenti non avrebbe potuto scrivere la Divina Commedia. Era chiaro che aveva una vita, per esempio era molto solitario, una persona sola, poi fra l'altro non era sposato, non aveva figli, era un politico che poi è stato esiliato e si pensa per corruzione,
con l'accusa di corruzione e fu esiliato qua a Ravenna. Quindi, allora, quindi io penso, sono convinto che queste storie, queste scritture, questa commedia, che io quando la guardo mette un certo fascino, una cosa molto bella. Non è scrittura umana, Dante non erano i suoi pensieri, erano i pensieri di qualcun altro, qualcuno l'ha aiutato a scriverla, perché da solo un uomo che non può scrivere delle cose così, per quanto un poeta possa essere bravo, tanti poeti anche sono stati bravi, no? Tanti scrittori, tanti romanzieri, no? Hanno scritto dei libri, che poi i libri hanno fatto i film, tante opere d'arte, ma un'opera così affascinante, così perfetta, nessuno l'ha fatta. Perché nessuna persona normale può descrivere delle cose così dettagliate e precisi in luoghi che praticamente non esistono. Almeno esistono perché Dante ha preso degli spunti cioè, biblici, no? E quindi si ha sempre a che fare un po' con la religione. Quindi per concludere, la Divina Commedia non è di origini umane, è una divina ispirata da Dio, infatti anche di divina, perché il tipo che ha messo divina, che vorrei ripetere, cioè Dante l'ha intitolata semplicemente Commedia, divina ne ha messo un altro, è un titolo aggiunto. Quindi è una cosa che ha a che fare con la religione. E come ho detto, non è una, per me non è di origine umana questa Divina Commedia, è troppo fantasy, troppo creativa, cioè non è possibile che una persona normale possa scrivere delle cose così. Qualcuno l'avrà aiutato sicuramente, perché Dante era sempre in casa da solo, no? Era sempre da solo, perché secondo me Dante non era sposato, non aveva figli. Era, come ho detto, una persona sola, era sempre chiuso in casa a pensare, a cervellarsi su come si poteva descrivere la Divina Commedia. E alla fine ce l'ha fatta. E poi anche fa pensare che quando lui è andato qui nelle pinete di classe a fare una semplice passeggiata, penso domenicale anche per riposarsi, no? Chiaro che una persona non è che può scrivere dalla mattina alla sera tutti i giorni, dovrà prendere un giorno di riposo. E appunto a domenica c'è andato a fare una passeggiata in pineta e ha trovato un'illuminazione per descrivere il paradiso. Però prima non ce l'aveva questa illuminazione. Poi è andato in una pineta di classe, ha fatto una camminata e ha trovato questa illuminazione per scrivere il paradiso. Paradiso di Dante. Che sarà più o meno descritto, così dettagliato, come adesso io ho visto l'Inferno di Dante in un video, in un riassunto, no? Che ovviamente si può capire meglio rispetto a una lettura, poi uno magari non sa so farne neanche a leggere, a capire bene, magari un video, se è fatto bene, ti può aiutare a capire bene la Divina Commedia, però è molto semplice, non è così difficile, forse. I Promessi Sposi sono un po' più difficili, sono argomenti che si studiano più che altro a licei, mi diceva una signora della biblioteca di Calasense, però io personalmente non l'ho mai odiata, non penso di interessarmi neanche a farlo. E quindi ecco, è una cosa molto bella la Divina Commedia, molto affascinante, però ecco, come ho detto, cioè, non è umana, ecco, non sono pensieri umani. Cioè, Dante, lui in realtà era tutto ispirato da qualcuno. Qualcuno l'ha aiutato a descrivere questa Divina Commedia. Va bene, ragazzi, io ho finito questo video. Io vi ringrazio della attenzione. Lasciate un like, un commento e niente. Al prossimo video. Ciao a tutti.